Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video del canale. Mi scuso per i rumori di fondo, ma stiamo registrando una profile al volo prima che chiude il local. E la profile di oggi è di un meraviglioso Infernoid che è da tantissimo che me lo state chiedendo e ve lo porta una persona che lo gioca da tantissimo tempo. Allora, partiamo subito con le tre pair di Decathlon. Decathlon, penso non ci sia da spiegare molto per Infernoid, tre pair in tutte le build. Evochi, mandi dal deck al cimitero, guadagni effetto e livello, e stare attenti quando scartate perché alcune volte volete evocare altri Infernoid, però è un livello troppo alto. È fortissima, sempre 3 pair, mandatorio. Ah, ed è un tuner, quindi se volete giocare Alchi siete liberi di farlo. Poi un'antra, potete giocarlo o no, io lo ritengo utile, può rimbalzare una carta, un 2000 in difesa, un po' ciccione, però è un nome diverso per Imagination, quando dovete fare la fusione, la Shadow Fusion. Armadic, più o meno la stessa ragione di antra, prima ne avrei giocati anche due di Armadic, parlo di qualche anno fa, però Seizemas è troppo utile. Armadic è sempre un nome diverso, spacca un mostro e nel turno in cui lo fa non può attaccare, però forzi un po' di effetti. Ecco, tutti più o meno fanno la stessa cosa, forzano un po'. Tre pair di Patrulea, spacca le magie trappole, non attacca nel turno in cui lo fa, però è essenzialmente un po' uno dei più utili dei piccolini, cioè se devo scegliere tra Armadic e Antra, Patrulea. E 3 pair, potete giocarlo anche 2 pair, ma in 3 pair non è niente male, mi trovo bene. Poi, Siget, inutile come non so cosa. allora, Siget lo usate solamente per Banchetto del Vuoto. E poi vi spiego una cosa veloce appunto con Banchetto del Vuoto che potete fare e vi serve Siget. È forte solo per la combo, lo tenete unicamente per quello. Ed ecco il mostro più forte del deck, Seizemas. Bitta, fine battle, bandisci senza targettare, fortissima. Poi Attondel 1 per, ci sta. Volete picchiare, spaccare, andare per il game, potete evocare lui. Serve per un'altra combo con Equimax. Poi i genitori, papà e mamma, ecco. E Onunku, firmato da Farfa, questo qui. E due deviati. Lui quando entra fa buco nero, lui quando entra fa heavy storm. Nega effetti di mostri e bandisce. Nega effetti di magia trappole e bandisce. Già quello fermato da Farfa è più forte però. E quello di Farfa bandisce due. Ok. Poi roba non Infernoid, giochiamo 3 gamma e un driver. Gamma principalmente è un'ottima entrap per questo deck perché non la evocate di Monster Gate. Alla peggio evocate lui, ma tanto finché è al cimitero gamma è sempre live. Questo è Gamma. Gamma lo giocherei in quasi tutte le build. Se non volete giocare Gamma, potete giocare Dark Ruler No More, però a vostra scelta. 3 Lava Golem. Fortissima. Non mi sono mai lamentato di Lava Golem. Togli due mostri, tanto alla fine con Tana e tutto il resto lo tirate via. Anche con Armadic, per dire. Evocate Armadic, Lava Golem e ciao. Passiamo alle spell. 3 Imagination. Sicuramente una delle spell più rotte del gioco, non è once per turn. Questa qui dice, ha due effetti principalmente. La prima è che finché è in campo tutti gli Infernoid diventano di livello 1. Quindi evocate dal cimitero tipo uno grosso, come Onunku. Però potete evocare un altro Onunku se volete. E perché bypassano l'effetto del livello. Perché diventano tutti livello 1, quindi non avete limiti. Però l'oppo subisce metà dei danni. Potete mandarla al cimitero per evocare la Tierra, che è il loro mostro fusione. E mandando mostri dalla mano o dal terreno come materiali. E se l'oppo controlla un mostro dell'extra, fa Shadow Fusion. Per quello è forte. E lo fa per un massimo di 6 mostri. Quindi potete aggiungerli anche dalla mano. Dopo tierra diversi effetti a seconda di quanti ne mandate. 3 scomparsa è il sercino delle carte void, cioè delle carte vuoto. Non ho mai visto una versione senza scomparse fortissima. Sercia quello che ti serve. Tana ero un po' indeciso se giocarla a 3 o a 2, però a 3 bene o male la riesci a vedere un po' più spesso ed è sempre forte, specialmente perché di side giochiamo anche super poli, quindi a seconda del matchup torna sempre utile. Un po' una rottura se hanno ogre perché questo è un effetto mandatorio, quindi la cosa bella di Tana è che tutti gli Infernoid
nel turno, almeno nel turno dell'oppo, perché i piccolini non, nel nostro turno non fanno questo effetto qui, ma hanno un effetto tipo di Dicro, cioè tu tributi un mostro sul tuo terreno o con Lair in campo sul terreno dell'avversario, appunto, potete rimuovere una carta dal cimitero. Questa è una delle interazioni più forti, secondo me, che ci possono essere nel gioco, perché tu tributi di costo, quindi l'oppo non può rispondere con una Appolluso, non può rispondere con Con il niente. mostro perché è già fuori dal campo. Esatto, per dire anche Savage è in campo, tu glielo tributi, buona. È molto difficile che però abbia tutte queste cose in campo prima che Savage ti abbia già negato qualcosa, quindi dipende un po' dall'oppo. Tre extravagance necessarie per avere un draw power maggiore. Consiglio vivamente di giocarla. Volendo, per chi non ne ha un 3x, può anche giocarne due e giocare qualcos'altro di main. Però più draw power avete, meglio è per questo deck. È vero che hai Sercini, Monster Gate e tutto, però ritengo sia necessario dover giocare il massimo di Monster Gate. Monster Gate, dov'è il terzo? Ci sarebbero tre Monster Gate, ne ho due adesso, forse uno ho lasciato in un altro deck box. Monster Terzo qui. Gate penso sia... Sì. Allora, Monster Gate... ha un'ottima interazione con tutto il deck, perché bene o male noi vogliamo mandare più roba al cimitero possibile, perché più Infernoid abbiamo al cimitero più siamo contenti. Se ci chainano Shifter piangiamo un po', però cosa dobbiamo farci? Monster Gate ha anche un'interazione con Tana. Se voi avete Tana in campo potete fare Monster Gate e tributare, quindi no, non è niente male come cosa. Poi le ultime spell, uno Spolverino e un One for One. Molto semplice da spiegare. One for One per evocare un livello 1, quindi Decathron, e Spolverino perché Konami è stata gentile. Due Impermanence e un Banchetto del Vuoto. Queste sono le uniche trappole che giochiamo. Impermanence, se possibile, ne giocherei 3, al momento ne ho solo 2. Invece Void Fist, carta molto forte, perché dice una cosa molto carina per questo deck. Tu mandi al cimitero una carta void, cioè come costo mandi una carta void dalla mano o scoperta sul terreno al cimitero. E puoi evocare tre Infernoid dal deck che abbiano un livello totale pari ad 8 fino a un massimo di 3 Infernoid dal deck. E dice ignorando le condizioni di evocazione. Questo cosa significa? Che possiamo evocare varie combinazioni di Infernoid che facciano un livello 8 totale. Questo ad esempio Armadic, Patrulea e Decathron fanno 8. Ma perché prima vi ho parlato di Seajet? Perché Seajet è utilizzato unicamente per questa combo, perché ci permette di evocare due Decathron e lui. E Decathron è utile perché possiamo mandarci al cimitero Ununku e Deviati, quindi prendono l'effetto di poter negare qualcosa. Quindi potenzialmente avrete in campo due Negini e un DD Crow, che male non fa. Soprattutto adesso. Adesso i DD Crow non sono niente male in assoluto. Side, molto semplice. Cosmic, Twin, poi Droplet. Allora, per queste... Abbiamo i soldi qui, ragazzi. Adesso, dai, Droplet... A dire il vero, giocherei Darkruler No More. Non al posto di Droplet, però tipo al posto di o Twin o Cosmic. Droplet è molto buona in questo mazzo perché a noi non ci importa se i nostri Infernoid vanno al cimitero. Quindi è utile per quello. Cosmic è molto forte che va a gira molti effetti, quindi è utile per quello. Twin Twister, come vi ho detto, se avete Darkruler No More è meglio. Tre Super Poli, perché con Lair abbiamo tutti Oscurità e non è niente male. Tra l'altro, se capitate contro un Salamagna, anche senza Lair potete fare il Mad Dragon, perché loro sono tutti attributo fuoco e loro sono Cybers e noi Demone. Per i mostri invece un Pyrmice. Pyrmice è un Infernoid interessante, nel senso che lo evochi, selezioni una carta posizionata dell'avversario tra delle spell e trap, non la può attivare e non può attivare in risposta, quindi non è malaccio, dipende dal matchup. Se pensate che abbia un giudizio in campo, gliela potete forzare con lui. Ecco, È arrivato il cambio grazie dalla regia. mille. Ok. Perfetto, grazie regia. Poi Prego. Spell Canceller, se ce la fate, le evocate di Monster Gate, altrimenti la tributate su un Infernoid che evocate rimuovendo, tipo Arma di Cantra, eccetera. E il Cristo, ecco. Cristo non può mancare mai. Cristia semplicemente perché non fa evocare special, è molto forte. L'extra è molto semplice, 3 Tierra,
Questa è la carta che fa girare Imagination. Sperate di non bannarle tutte di Extravagance, perché sennò è un duro colpo. A me è capitato. Non oggi, fortunatamente. Tre entità Ents, o come molti la chiamano, Ents. Entis addirittura. Entis, allora ha tanti nomi. Bisogna scegliere quel meno peggio, dai. NTSS. Ecco. Adesso è ancora più forte di prima, perché con Dogmatica in giro ve la questa, mandano loro. Averla nell'extra deck è comoda. E poi comunque, se non giocate contro Dogmatica, la millate di Tierra. I target di Super Poli: abbiamo due Mad Dragon, uno Starving e una Dragostapelia. Questo credo sia un buon ratio, a seconda del vostro local, poi cambiate voi i target. Questi, bene o male, tornano sempre utili. E invece i Link: due Ita, una Bitcop, una Mascherina e infine Equimax. Allora, spiego un attimo. Al posto di Mascherina avrei anche giocato Barricade Borg, però non è male, perché fare Equimax sotto Mascherina non è male comunque, ecco. Ita è un buon Link 2, che se ha un fuoco al cimitero glielo potete fregare. Bitcop invece ha un effetto che può tributare tra i suoi, quindi è utile sotto layer. Ed Equimax serve per fare l'OTK. Ora, l'OTK con Equimax non è difficile da capire. Fate un Link 2, evocate un altro Infernoid, oppure se è Ita nel Reborn 1 andate direttamente in Equimax. E quello che puntate a fare è evocare un po' quelli grandicelli, quelli di mezzo, che di solito è Seizemas più Attondel o Nunco Deviati. Però Attondel solitamente è quello un po' più utile da evocare in questo caso, perché voi attaccate con Equimax, fate danno, poi chainate Seizemas o Attondel per tributare Equimax, e poi potete attaccare anche con loro due. Attondel preferirebbe andare per primo ad attaccare, perché può proccare l'effetto e attaccare due volte se spacca un mostro. Seizemas invece attacca e basta. E a fine battle bandisce uno. Però a quel punto abbiamo già fatto l'OTK. Questo è Infernoid. Quindi ragazzi, questo è tutto per la profile di oggi. Ringrazio Riccardone per la bella lista. Come al solito, se vi va, lasciate un commento, che sono sempre apprezzati. Un saluto e alla prossima. Ciao ciao. Ciao a tutti.